Perché nel bel mezzo della pianura ci stanno tre laghi con in mezzo una città, che è Mantova. Ci è stato chiesto da alcuni nostri ascoltatori, spettatori, lettori. E gli diamo una risposta anche perché è sempre avvincente parlare di Mantova da un punto di vista idrografico. E l'idrografia sta dentro la nascita di Mantova, perché la Mantova che vediamo, ammiriamo, abitiamo, è una città d'acqua, resta una città d'acqua. Allora, intanto, per cominciare, i tre laghi di Mantova un tempo erano uno soltanto, il Lacus Mantuanus. Prima dell'intervento nel Medioevo, e siamo nel 1199 di Alberto Pitentino, un unico lago che non era glaciale, come può essere il lago di Garda, come tutti i laghi lombardi che arrivano sino al Lago Maggiore. Quindi che lago è? È un lago formato da un capriccio del Mincio, anzi da un ostacolo che il Mincio ha trovato durante il suo percorso, e l'ostacolo era la bassura, vale a dire la grande depressione che stava in questo imbuto che è intorno a Mantova. Il Mincio, che deriva da Minutus, quindi un fiume piccolo, esce a Peschiera dal lago di Garda, cose ovvie e risapute. Ma ha qui una caratteristica, che qui, appunto a Peschiera, e qui siamo in provincia di Verona, l'altezza sul livello del mare è esattamente di circa 70 metri, mentre quella di Mantova è circa 19 metri sul livello del mare. Cosa significa? Che il fiume, sino ad un certo punto, ha una natura torrentizia, quindi è veloce, e da un letto fatto di ciottoli, sassi, quindi è rapido, è un po' sbarazzino. E questo succede sino a Goito, e c'è un nome di una frazione di Goito che fa capire di come lì ad un certo punto il piccolo fiume conosce il suo prolasso e comincia a creare, vi porto un esempio, una sorta di grande, enorme pozzanghera. Creava appunto il Lacus Mantuanus, il grande lago di Mantova, un unico grande pantano, un'unica grande laguna. Ed ecco quindi Sac, che è più o meno qui, appunto è una Sac, il fiume comincia a prolassarsi, a creare un lago, un'estensione bassa e larga d'acqua. Ci sono le grazie e finalmente il fiume, trovando la pianura, comincia a divagare e a creare il primo lago, che è quello superiore, il lago di mezzo e il lago inferiore. Un'ultima messa a fuoco sul fiume Mincio, che è appunto quella della Vallazza, dove torna ad essere un fiume e probabilmente anche un canale, visto che ad un certo punto è reggimentato e custodito ormai tra due argini sino ad oltre Governolo, dove si butta in Po quasi davanti alla Secchia, che invece è un affluente appenninico dall'altra parte. Quindi diamo soddisfazione ai richiedenti, vale a dire, ma perché ci sono questi tre laghi in mezzo alla pianura? Che ci stanno a fare? Sono naturali, sono artificiali? Sono naturali e artificiali insieme, perché ad un certo punto il citato ingegnere bergamasco Alberto Pitentino, nel 1199, invitato qui dall'allora podestà, che era un suo conterraneo di Bergamo, progettò che cosa? La sistemazione del grande invaso che esisteva già. E quindi corregge, doma, custodisce, protegge e difende la città dai laghi, che diventano un pericolo e nel contempo difesa della città. Pitentino fa alcune cose essenziali nell'allora avveniristiche veramente. Crea una diga, perché il Ponte dei Mulini in verità è una diga, che mantiene il livello del fiume e costituisce quindi il lago superiore. Prima diga. La seconda,
che invece è un ponte, è appunto il ponte di San Giorgio, e infine quella che oggi chiamiamo diga Masetti, dal cognome del progettista, che invece è un attimino più recente, che è un'altra diga sostanzialmente. Cioè i laghi hanno livelli che vengono controllati, oltre che da questi ponti, da queste barriere, anche dal bypass che è del Novecento, che consente di salvare la città da eventuali inondazioni. Il canale diversivo, e qui se ne vede un tratto, tanto per volgarizzare, cava la troppa acqua che porterebbe il Mincio a valle, bypassa la città e rientra sotto Formigosa. Quindi questa anomalia è bellissima. La città nell'acqua, l'acqua intorno alla città. Rara e unica, perché Mantova si è fatta circondare, si è insinuata appunto nell'Acus Mantuanus. Mentre le altre città vicine, ad esempio Cremona, Ferrara, Verona, pur avendo un fiume, sono andate sul limitare del fiume, su una sponda. E anzi, l'hanno scavalcata. Mentre Mantova è rimasta rinserrata appunto nei suoi tre laghi. E questa è la bellezza, che è anche un tesoro, un patrimonio naturalistico, ecologico, zoologico e botanico. Teniamocelo caro.